Ciao a tutti, allora questa sera siamo qui nel mio garage perché come potete vedere andiamo a cambiare il comando dell'acceleratore e il cavo dell'acceleratore che sta sotto la moto perché andiamo a montare la manopola del gas rapido, questa qui, che è la manopola della Domina, e dobbiamo sostituire pure il cavo dell'acceleratore perché quello che sta montato sulla moto non è compatibile con questa manopola, quindi adesso andiamo a smontare tutta la moto, cambiamo l'acceleratore, cambiamo la manopola e il cavo. Allora, per prima cosa qua ci portiamo tutto e cominciamo a smontare la moto. Adesso bisogna estrarre, questa è la molla e questo è lo spigolo del carburatore. Dentro c'è un dadino da 8 dove è incastrato il filo. Va sfilato il filo dal dadino per poi inserire quello nuovo, quindi lo mandiamo giù. Eccolo questo qui. E abbiamo spirato il nostro filo. Questo lo mettiamo via. Chiave da 10 per staccare il cavo dalla testa del carburatore, del tappo. Cacciavite con testa a croce per svitare il comando del gas. Ma poi dobbiamo andare a... si prendono delle rondelline da 6 mm. Una volta completato tutto, dobbiamo mettere le tre rondelline qui dentro. Una, due e tre. Che dovranno fare spessore qui. Poi si rimette la molla. Ma prima si rimette questo. Stringiamo bene per evitare che si svita durante l'uso della moto. Ok.
Rinseriamo la molla, tiriamo tutto il filo verso di noi. Poi attenzione che qui dentro c'è un dentino che serve per non far scavallare il filo da dentro il carburatore, quindi bisogna mettere il dentino esattamente sull'incastro che è qui dentro, sull'apertura di dove va inserito il filo. Quindi prendiamo il filo. Adesso chiudiamo il carburatore facendo attenzione abbiamo messo bene lo spillo dentro. Quindi ci mettono le due pedine sopra. E si richiude tutto.